Sono poche le persone che pensano, tutti vogliono solo giudicare. Per molti il pensiero è una cosa che dà le vertigini. I pensieri non pagano dazio. Il cervello, un apparato autonomo con il quale ragioniamo, è utile o no? Il cervello, quella cosa col quale pensiamo di pensare, così come da sempre ci sono i figli illegittimi, ci sono anche i pensieri bastardi, e il cervello ne produce. Tutti i pensieri intelligenti sono già stati pensati. Occorre solo un po' di volontà e tentare di ripensarli di nuovo. Si cambia carattere e così possono diventare anche pensieri originali, come i format che oggi vanno tanto in voga in televisione. Per molti di noi i nostri pensieri non sono altro che le nostre sguardrine, dove quando nessuno ci vede andiamo a giocare. Un pensiero lo sostengo fino al rogo o alla ghigliottina, si diceva una volta. L'utopia di idee di un secolo spesso diventano l'idea volgare e squallida del secolo seguente. Così come la maggior parte di coloro che pensano dicendo di cambiare idee, in fondo lo fanno perché non ne hanno mai avuto una loro originale. Solo i saggi posseggono la radice delle idee, la causa-effetto. La maggior parte dell'umanità ne è posseduta. Questa è la mia opinione e me la condivido. Dopo essermi riunito con me stesso, ho deciso che l'uomo è un sole. I suoi sensi sono i suoi pianeti guida. Tutto il resto è relativo. I pensieri li ha chi non ha, anche se spesso una proprietà è solo un furto di una rapina legale ma organizzata in carta bollata e vidimata. I pensieri sono sempre sani. Purtroppo devono lottare con i pensieri bastardi.